La storia è una 10 pages, ossia una commedia di 10 pagine, che comincia con qui, qua e qua che si beano del freddo e della neve e del periodo invernale, quando Paperino li informa che è sua intenzione svernare al sud con loro grande sgomento e irritazione. Per cercare di tornare a casa, qui, qua e qua cercano di convincerlo che abbia dormito per 40 anni dopo essere stato morso dalla terribile cimice Tuf Tuf, una palese parodia della mosca Tse Tse, di cui un'altra puntura sarebbe fatale. Lo scherzo è ispirato al racconto Rip Van Winkle di Washington Irving del 1820 e sulle prime non convince affatto uno scettico Paperino. In effetti le reazioni di tutti i personaggi sono piuttosto realistiche e questo è uno dei maggiori elementi di interesse della storia. Paperino si convince definitivamente di trovarsi nella realtà raccontata da qui, qua e qua solo quando, influenzato dall'inalazione di etere di etilico, vedrà persone e palazzi completamente deformati. L'etere di etilico è una sostanza con effetti psicotropi piuttosto forti e i paesaggi allucinati ritratti da Barks saranno di fondamentale ispirazione per il maestro Disney italiano Luciano Bottaro, che inizierà a distorcere i soggetti ritratti nelle sue tavole a partire dagli anni 80. Bottaro, in debito nei confronti di questa storia, ne realizzerà anche un seguito. Paperino è la vera storia della cimice Tuf Tuf, per omaggiare Karl Barks in occasione della sua scomparsa. Due sono le note curiose a cui fare attenzione. Una è la menzione alla bomba atomica e a come difendersene, testimonianza del fatto che il terrore legato al pericolo nucleare fosse più che vivo nel 1950. La seconda è la conclusione della storia, con una vignetta identica in tutto e per tutto a quella di apertura, a sottolineare la beffarda vittoria di qui, qua e qua in un meccanismo narrativo di notevole precisione.